gesto d'altruismo, la donazione degli organi a Crotone, è partita la campagna dei volontari Aido, presidi davanti all'ospedale per informare ed educare. Buon pomeriggio dal TG della Calabria. A Crotone è partita una campagna di sensibilizzazione sulla donazione degli organi promossa dall'Aido, presidi davanti all'ospedale per informare ed educare. Il servizio di Ugo Rendace. Superata la fase sperimentale, il trapianto degli organi ormai è a tutti gli effetti una vera e propria terapia. Questo successo, che vede aumentare il numero dei potenziali riceventi, registra però una limitata disponibilità generale della popolazione alla donazione. Le sezioni Aido di tutta Italia sviluppano campagne informative capillari e la sede provinciale di Crotone, forte dei suoi 2.391 soci donatori, segue da tempo i giovani. Nelle scuole si formano i futuri cittadini, nelle aule ci si confronta con le coscienze e si arriva poi anche nelle famiglie. Un donatore è un moltiplicatore di vita, con una firma si restituisce la quotidianità ed un futuro a diversi ammalati e si rispetta ancora prima il dono della propria vita. Deve essere una scelta consapevole e noi non spingiamo affatto a dare il consenso, perché è una cosa che deve maturare dal di dentro, quindi noi svolgiamo delle azioni innanzitutto di diffusione di questa cultura in genere del dono, del donare, di darsi agli altri. Non spingiamo, facciamo solo informazione, cerchiamo di togliere i dubbi. Un atto che dona la vita dopo la morte e che consente di restituire la libertà a persone spesso chiuse in un limbo, come nel caso dei dializzati in attesa di un trapianto di rene. Un miracolo dei giorni nostri che vede la vita bloccata sì dalla morte, che però non può fermare la rinascita di nuove vite. Finito, buon pomeriggio.